Buongiorno a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per un mukbang. È da tantissimo che non lo faccio, mi sono ordinata al poké, sono qua in scuderia da sola e ho deciso di rispondere a un po' di domande mentre mangiamo insieme. Siete letteralmente appoggiati sull'acqua, quindi non berrò durante questo mukbang, l'acqua sarà il poggio a telefono. Allora, ho preso un poké semplicissimo con pollo, crema di zucca, carote e patate. E riso bianco, semplicemente perché più che poke è un'insalata in bianco salutare. Allora, mi sono salvata un po' di domande che adesso stopperò ovviamente di volta in volta il telefono per leggere perché sto riprendendo col telefono. Questa acconciatura da pazza, però ogni tanto lascio sciolti i capelli perché altrimenti tenerli nella coda alta tutto il giorno a fine giornata ho un mal di testa allucinante. Allora, intanto mi avete chiesto come vanno i pony, perché effettivamente tempo fa vi avevo raccontato che c'erano un po' di problemi di litigi vari tra i pony e in realtà sul subito avevamo dato la colpa a Elvis dicendo che aveva un momento di crisi mistica. In realtà la crisi mistica ce l'ha la Rorò, nel senso che la Rorò ha un sacco di sbalzi ormonali. Quindi sì, ha diciamo degli sbalzi ormonali che sicuramente adesso piano piano andremo ad approfondire anche con la veterinaria e lui li percepisce parecchio. Quindi comunque è un insieme di cose. Tant'è che nel momento in cui la Rorò si è stabilizzata, ci sono state 2 settimane in cui sono stati costretti a star dentro. Cioè il problema all'inizio era star dentro, cioè in box insieme effettivamente litigavano. O comunque non è che litigavano perché poi alla fine dormivano vicini, appiccicati uno con la destra sul sedere dell'altro, quindi in realtà non è che litigavano da non poter stare in box insieme assolutamente, altrimenti li avrei divisi. Non li ho divisi proprio perché la notte spesso vanno tipo in protezione reciproca, cioè se sentono un rumore che li spaventa, si uniscono, si mettono vicini e quindi mi dispiaceva separarli perché poi succedono queste cose e dici, cioè separarli poi mi fa stare ancora peggio. Li ho tenuti insieme e casualmente ci sono state 2 settimane di pioggia in costante in cui diluviava talmente tanto che sono dovuti stare dentro. Devo dire che in quelle settimane lì la situazione box si è risolta, cioè non discutono più in box. Poi c'è stato un periodo che discutevano in paddock, quindi box perfetti, paddock discussione. Adesso siamo in una fase di pace assoluta. Voglio assolutamente approfondire il discorso ormonale della Rorò, però penso che in un branco comunque squilibrato, perché sono in due, quindi è un branco squilibrato di due pony che comunque non sono nati insieme, non sono cresciuti insieme, ogni tanto questi problemi possano effettivamente insorgere. Sicuramente la cosa migliore da fare è far sì che le risorse siano maggiori rispetto a quelle di cui avrebbero bisogno in quanto postazioni, quindi più postazioni di fieno, più postazioni di acqua, così che sicuramente per quanto riguarda le risorse non ci siano problemi. Però per esempio adesso fanno la fila per andare a bere, cioè vi assicuro. È una cosa tenerissima, cioè si mettono tipo in fila, uno beve, l'altro aspetta e poi dopo si mette a bere lui. Quindi anche lì, cioè, fanno delle cose che alla fine mi fanno capire che comunque stanno bene insieme. Non so, ci sono questi periodi. Io vi dico, ho comprato le molle, ma non le ho mai usate. Quindi sono lì nel cassone in via di emergenza. Gliel'ho fatte provare nel vlog che avevate visto, dove appunto sono stata lì con loro per capire se effettivamente capivano il senso delle molle, ma non le abbiamo mai usate. Un'altra cosa che secondo me ha inciso molto è il trattamento di Eleonora. Da quando è venuta Eleonora stanno molto meglio fisicamente. Elvis ha avuto un problemino all'anteriore destro a causa di un'infiltrazione nel piede. Non vado molto fiera di questa cosa, perché non me ne sono accorta molto, molto in anticipo. Non grave, però sono cose importanti a cui fare caso e purtroppo io non me ne sono accorta. Quindi aveva leggermente male all'anteriore destro, abbiamo scoperto l'infiltrazione, l'abbiamo rimossa. Gli ho dato arnica, gli sto dando arnica sia locale che per bocca e è migliorato moltissimo, quindi sono molto contenta. E dopo i trattamenti di Eleonora, la Rorò sta molto meglio. Cioè, io vi devo dire, ho visto benefici su tutti, su Puffins, su Elvis e sicuramente ho visto dei miglioramenti e tra l'altro abbiamo analizzato diverse cose, ho visto alcune cose per loro e quindi sicuramente i benefici li ho visti, ma
cioè la rorò dopo il trattamento, un'altra cosa, sia mentalmente che fisicamente, quindi tanta roba. Per la rorò sono stata molto 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 soddisfatta. Altra cosa, mi avete chiesto di parlare del discorso monta americana, e anche qui, raga, allora, Puffins ha perso un sacco di muscolatura, e tra l'altro nei prossimi giorni verrà la veterinaria per fargli gli esami del sangue, questo non abbiamo fatto e non facciamo da un po', e che è il momento di fare, perché sta perdendo effettivamente tutta la muscolatura. Non lavoriamo più come prima, sapete che prima facevamo un'ora e mezza di lezione al giorno per 4-5 giorni alla settimana, quindi aveva sicuramente un allenamento molto strutturato rispetto adesso che lo monto e basta nei giorni in cui non ho lezione. Vorrei approfondire appunto il discorso della muscolatura, che non è grave, cioè l'ha persa ovviamente perché non lavoriamo più, però avendo perso tutta la muscolatura di prima, secondo me le selle inglesi non gli vanno più bene, cioè le mie selle inglesi non le vanno più bene, e la sella americana ci sta dando tantissima soddisfazione, perché invece la sella americana io lo sento proprio bene, cioè con la sella americana lo sento proprio bene bene bene, e quindi raga sto cambiando, cioè sto passando ufficialmente alla sella americana. Ovviamente mi avete chiesto se passando alla sella americana farò discipline americane, e perché ho deciso di abbandonare il dressage. Il dressage è una cosa che mi appassiona tantissimo, ma ci devi stare dietro. Cioè ci devi stare dietro e il cavallo deve essere allenato per farlo, dal mio punto di vista. Purtroppo ho scelto un'altra strada. Se mi vedete il naso tutto rosso è perché ho il raffreddore pure. Me ne pento, sì. Quindi non vi nego che una delle cose che mi fa più star male in questo periodo è che mi sembra di aver dedicato poco tempo della mia vita a Puffins. Dall'altro lato, cioè, sto abbastanza male per questo discorso, nel senso che mi sembra di essere andata troppo oltre, troppo presto. Non essermi goduta Puffins, di non avergli dato abbastanza tempo, abbastanza attenzioni. In realtà penso che le cose nella vita vengano per un motivo, cioè abbiano il loro corso, e i miei pony comunque sono dei pony fantastici che magari tra 2 anni non avrei trovato, cioè tra 2 anni magari non avrei trovato un pony come Elvis che mi dà così tante soddisfazioni. Quindi in realtà ci sono i pro e i contro. La famiglia si è allargata, abbiamo dovuto dividere l'amore, diciamo, e le attenzioni con gli altri due pony, ma secondo me Puffins non ha sofferto di questa cosa, cioè non ha sofferto dell'amore, perché io ho sempre cercato di dargli tutte le attenzioni possibili e immaginabili tutti i giorni. Anzi, essendo qui più spesso, grazie al fatto che lavoro con i cavalli e coi pony, ho ancora più tempo per lui, in maniera diversa però. Cioè prima avevo più tempo per stare con lui a fare niente, adesso ho più tempo per prendermi cura di lui quotidianamente, ma in maniera un po' più pratica. Secondo me ha sofferto per il discorso dell'allenamento, purtroppo, perché diciamo variare così tanto la schedule settimanale da un momento all'altro sicuramente ha influito sul suo stato fisico e anche mentale, nel senso che sicuramente un cavallo dal mio punto di vista allenato e bello muscoloso è un cavallo molto più felice, per quello che penso io. Che non vuol dire un cavallo stressato dal punto di vista lavorativo, cioè non è un cavallo che viene forzato a lavorare tutti i giorni, tutto il giorno, però Malaghegno in particolare come soggetto, secondo me da muscoloso è un po' più contento, lo vedevo un po' più felice, e quindi anche per questo vorrei fare le analisi, innanzitutto per evitare, cioè per escludere qualsiasi problematica possa derivare da una perdita di muscolatura, boh, a livello di integrazione così, e poi dopo magari ricominciare a lavorare, soprattutto adesso che viene l'estate, magari fare la pausa invernale e poi ricominciare a lavorare in estate, potrebbe essere una soluzione. Tornando al dressage, è ovvio che non faccio dressage con la sella americana, però possiamo comunque lavorare con la sella americana senza praticare una disciplina, cioè lavoro in piano però con la sella americana. Adesso ho ripreso a montarlo un po' più seriamente, perché quest'inverno direi che montare non ho montato. Piano piano ricominceremo a lavorare in piano seriamente, ma con la sella americana. Peraltro mi sono fatta prestare la testiera americana dalla mia amica Veronica. Ci metterò l'imboccatura. L'abbiamo solo provata, vi metto la foto in sovraimpressione.
E prossima volta monto con la sella americana e la testiera americana. E basta, la transizione è avvenuta con successo. Ovviamente fatemi sapere nei commenti anche voi come state, come sta andando la vostra vita equestre e come stanno andando i vostri progressi in sella. Mi piacerebbe avervi qua a parlare insieme, però alla fine il mukbang è una cosa carina, perché alla fine io sto mangiando, starei mangiando qui da sola, quindi mi fate un po' compagnia indirettamente. Quindi monta americana, pony, litigi, eccetera, eccetera. Discorso passeggiate, siamo usciti settimana scorsa in passeggiata a piedi. Penso che quest'estate ricomincerò a fare le passeggiate a piedi, tranne che settimana scorsa un'altra signora che ha qual cavallo è andata giù in passeggiata, ha preso una zecca. Io ho paurissima delle zecche e dei pidocchi, nonostante io lavori con i bambini, ho paurissima dei pidocchi. Quindi quando ha detto che ha preso una zecca, panico. Però sicuramente vorrei iniziare ad andare in maniera costante giù in passeggiata, almeno a piedi. Perché è stato bellissimo. È stato bellissimo per me, ma soprattutto per Puffins. Vi racconto quest'ultima cosa, poi penso di essere arrivata a un tempo. Non vorrei farlo durare più di 10-15 minuti perché poi diventa noioso. Eleonora mi ha fatto capire, diciamo quando è venuta, che i pony hanno ci sono più legati a me rispetto a Puffins. Cioè, un anno fa una frase del genere, o comunque una riflessione del genere, mi avrebbe mandata in crisi nera, perché giustamente con Puffins mi sono sempre molto impegnata a creare una relazione. Con i pony la relazione è nata spontaneamente, cioè io non ho fatto nulla per dire ok, adesso devo migliorare la relazione con i pony. Mentre con Puffins a volte mi è capitato, tipo appunto lo devo portare in passeggiata perché lui è felice e quindi questo migliora sicuramente la nostra relazione. Con i pony è stato tutto molto naturale, ma credo che sia stato anche un punto di forza proprio per la scuola. Cioè il fatto che i miei pony non siano i miei pony da scuola, ma siano i miei pony e siano diventati subito i miei pony, cioè letteralmente dopo un giorno che li avevo avevamo già una relazione. Che poi ovviamente si è costruita nel tempo, però calcoliamo che ce li ho da un anno, quindi è pochissimo. Penso che sia stato molto un punto di forza. Io e Elvis, e a volte i genitori che ci guardano da fuori lo riconoscono, siamo un binomio, cioè è come un binomio che lavora a favore di un altro essere, di un altro bambino, in questo caso ovviamente. È una cosa molto 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 bella, quindi se qualche tempo fa ovviamente avrei sofferto per questa cosa, perché mi dispiacerebbe che qualcuno mi dicesse: "Ah, con il tuo cavallo non hai così tanto un bel rapporto come quello che hai con i pony." In realtà ne vado molto fiera perché alla fine, cioè, è una cosa molto individuale. Con Elvis ho un tipo di rapporto, con la Rorò ho un altro tipo di rapporto e con Puffins un altro. Quindi, in realtà mi ha resa molto fiera questa cosa. E mi rende molto fiera il fatto che anche da fuori, i genitori che portano qua i bimbi riconoscano questo binomio, cioè riconoscano la relazione che per prima c'è tra me e Elvis. Ed è una relazione che si mette, diciamo, sì, una relazione che si mette in relazione con un'altra persona. Molto bella questa cosa. Vi devo dire la verità. Tra i tre, penso che quello con cui al momento ho una relazione più profonda, più naturale, è proprio Elvis. Perché con Puffins effettivamente, e non è un male, e non è sbagliato, cioè non è un male, e non vuol dire che la relazione con Puffins sia falsa assolutamente, ma la relazione con Puffins l'ho costruita, cioè mi sono impegnata a costruirla la relazione. Con Elvis non ho fatto assolutamente nulla, mentre anche con la Rorò in realtà mi sono impegnata a creare una relazione. Che comunque ha un carattere diverso oggettivamente dai castroni con cui mi sono sempre relazionata, non perché è una femmina, ma perché ha il suo carattere che è molto diverso rispetto a quelle con i cavalli con cui mi sono sempre relazionata, mi sono dovuta impegnare a diventare sua amica. E con Elvis invece no, è stato tutto molto naturale e siamo una bellissima squadra.
infinita sta poke. Mi sa che dopo mi faccio un tè caldo perché sta venendo freddo e mi sento anche un po' influenzata oggi. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti come va la vostra vita equestre, ci tengo. Quindi, assolutamente ci sarà da comprare o dei sottosella americani, perché ora sto rubando quello della Veronica, però potrei continuare a usare quello perché mi trovo molto bene, e la testiera americana per Puffins. Quindi iscrivetevi al canale perché sicuramente vedrete acquisti western e acquisti di nuovi di nuove attrezzature. Ogni anno una disciplina diversa da qui in poi. Fatemi sapere nei commenti come va la vostra vita equestre e fatemi sapere se questo mukbang vi è piaciuto. Un po' eterna questa poke, però spero di non far durare questo video troppo tempo. E fatemi sapere se questa idea di video vi è piaciuta, di pranzo in scuderia in compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci tengo tantissimo per, diciamo, continuare a seguire le avventure dei miei pony e della mia, diciamo, Amorini Family. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!